Di primo e salvo, è stato approvato per il rotto della cuffia il bilancio del comune di Chieti. Oggi infatti era l'ultima occasione disponibile per salvare l'amministrazione teatina. 17 i voti favorevoli contro i 10 dell'opposizione. Sono molto soddisfatto, è un'attività che noi avevamo, come dire, anche inseguito politicamente in queste settimane e credo che il senso di responsabilità abbia alla fine prevalso su tutti e in tutti. Hanno votato a favore anche i consiglieri UDC che si sono detti disponibili a supportare in futuro il governo comunale. Mentre ha votato contro il consigliere Mario Troiano, proprio lui che nello scorso consiglio comunale era rimasto in aula garantendo il numero legale per la votazione e di fatto salvando l'amministrazione di Primio. Di fatto nella giornata odierna sono stati approvati gli equilibri di bilancio dopo mesi di tira e molla e di vergognoso teatrino nella maggioranza che sostiene il sindaco di Primio. Il sindaco contro il suo stesso partito per mesi ha lasciato una città in cui crolla il prezzo degli immobili, in cui non ci sono servizi, in balia dei capricci politici tra la maggioranza senza rendersi conto che abbiamo bisogno di ben altro in questa città. Fondamentale Forza Italia. I 5 consiglieri del partito di Berlusconi hanno determinato l'approvazione del bilancio. La presenza di Forza Italia è una presenza tecnica, nel senso noi abbiamo dato la possibilità all'amministrazione di poter lavorare sulla delibera di Teati Servizi. Nel senso sappiamo che i vertici di Teati Servizi, sia l'amministratore sia il direttore, stanno producendo alcuni documenti per poter redigere un piano industriale. Noi vogliamo che questo piano industriale venga portato contestualmente al consuntivo e quindi oggi siamo qui a votare le delibere proposte dall'ordine del giorno per dare appunto la possibilità all'amministrazione di continuare ad andare avanti fino al consuntivo. Tuttavia lo strappo col sindaco non è ricucito. Se l'assessore Di Biase non sarà sostituita, Di Primio non potrà governare con il loro supporto. No, non è pace fatta. Come dicevo, un senso di responsabilità da parte nostra, ci sono anche altre questioni da risolvere come il teatro, tant'è che io ho presentato un ordine del giorno oggi, ma molto probabilmente questo ordine del giorno slitterà al prossimo consiglio, e anche la questione politica dell'assessore Carla Di Biase. Ho chiesto espressamente al sindaco che le venga tolta la delega al commercio. L'accordo tra sindaco e Forza Italia è comunque all'orizzonte. Il sindaco infatti stavolta non ha escluso un eventuale rimpasto delle deleghe. Anche oggi Forza Italia dimostra di essere un partito che pone condizioni per stare in maggioranza, quindi io credo che la mia presenza in questo partito sia assolutamente ormai inconciliabile con il mio modo di essere, con la mia cultura e anche col mio senso di realtà e rispetto. Per quanto riguarda invece la questione amministrativa, io non ho mai chiuso nessuna porta, sono sempre stato pronto ad ascoltare chiunque, è evidente che ascolto, apro porte a chi mi propone cose che si possono fare. Approvato anche il bilancio provvisorio 2019, rimane adesso da capire il futuro della società Teate Servizi e dei circa 40 dipendenti.